secondo il modello della classica frode carosello, con un'interposizione fittizia, veniva consentita una colossale evasione all'IVA. È finito in carcere con l'accusa di bancarotta fraudolenta il faccendiere Valerio Mureddu, arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Arezzo nella sua residenza di Monte San Savino nella Valdichiana Aretina, nell'ambito dell'inchiesta sul crack di Banca Etruria. L'ordine di custodia cautelare è stato firmato dal GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli su richiesta del pool di magistrati coordinato dal procuratore capo Roberto Rossi. Mureddu è finito agli arresti per il fallimento della GeoVision, azienda di imballaggi con sede a Badia Alpino nel comune di Civitella in Valdichiana, dichiarata fallita dal Tribunale di Arezzo e che secondo gli investigatori sarebbe ascrivibile proprio al quarantenne che non compare però ufficialmente come titolare. Il soggetto che è finito agli arresti, che ruolo aveva? Era amministratore di fatto di questa società. Le distrazioni patrimoniali ad essa connesse entrerebbero di diritto nel filone di bancarotta delle indagini su Banca Etruria. Il faccendiere sardo si era già guadagnato le attenzioni della stampa per le sue rivelazioni sul ruolo di accompagnatore di Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena, nel luglio 2014 da Flavio Carboni per individuare un direttore generale per Banca Etruria. Questa è una vicenda che è in corso da qualche tempo e riguarda una serie di reati che hanno a che fare con reati fallimentari, con la decozione in particolare di un'azienda, ma appunto è molto articolata e sono state distratte una serie di somme e appunto fatto fallire questa società. C'è da sottolineare che parliamo di una frode molto articolata, insomma, di cui adesso questo è stato un passaggio legato a una misura di cautelare e le indagini sono sostanzialmente con quest'ultimo atto, insomma, sono sostanzialmente chiuse. Il suo nome era comparso anche nelle trattative per una società di calcio ed un'azienda tessile aretine, trattative poi mai andate a buon fine. Mureddu si trova adesso nel carcere aretino di San Benedetto.